ringraziare tutti quanti, medici, infermieri, tutte quante le realtà che hanno vissuto in prima linea il Covid e tutto quello che ha comportato, sperando che la situazione si stia finalmente stabilizzando. E quindi abbiamo voluto organizzare questo evento, invitando chiaramente chi ha potuto dare il suo contributo professionale e umano. Adesso invito, oltre a ringraziare appunto tutti quanti hanno dato la disponibilità per esserci oggi e anche chi non ha potuto venire, però come volontariato, come Croce Rossa, come Protezione Civile, che hanno salutato e ringraziato per l'invito, vorrei lasciare la parola al dottor Michele Bright, direttore generale della SST Pavia, che ci porta i saluti. Grazie. Buongiorno a tutti e grazie di questa bellissima iniziativa conviviale che ci dà anche un segnale di ritorno un po' alla normalità, nonostante alcune giuste regole e come dire accorgimenti che dobbiamo tenere, però insomma è un segnale di voglia di tornare a una condizione di normalità. Inizialmente, quando ci è stata proposta questa iniziativa pregevole di restaurare, diciamo, questi drappi, qualcuno aveva un attimo, come dire, di scetticismo, diceva, ma un'idea sarà importante. Io ci ho pensato e ho detto sicuramente sì, è una bellissima iniziativa, perché se voi ci pensate, quando si vuole dare un messaggio forte, ad esempio un messaggio di gioia, quando qualche amico si sposa, noi li vediamo questi bei drappi appesi, alle volte sono sui ponti, quando passiamo in macchina vediamo dei drappi con dei messaggi simpatici, affettuosi e calorosi. Quando siamo impegnati a sostenere la nostra squadra di calcio, abbiamo questi drappi fuori che vogliono manifestare un forte sentimento di partecipazione e diciamo di tifo. E quando andiamo anche in piazza per manifestare i nostri diritti, per manifestare le nostre idee, usiamo questi drappi. Quindi dietro questi drappi c'è molto, c'è una grande voglia di comunicare, di esprimere una vicinanza, di dare un grande abbraccio, e devo dire è un abbraccio che a noi è arrivato, e di questo ringraziamo tutti gli autori, ma soprattutto chi poi ha provveduto anche alla sistemazione, diciamo, in modo da poter far sì che questi restino un patrimonio, perché è giusto ricordare, sono stati momenti per noi molto difficili, ma per tutti noi come comunità abbiamo avuto sicuramente paura. Abbiamo avuto paura. Ecco, vedete qua che belli questi drappi, guardate. Bellissimo davvero, uno degli slogan, insomma, che ci ha accompagnato in questo momento era il famoso andrà tutto bene, che è stato ripreso poi da bambini, insomma è stato il disegno che in tante case è stato fatto ed è stato apposto fuori dai balconi. E quindi era giusto mantenere memoria di questi messaggi e di queste cose. Dicevo, era un momento in cui tutti noi avevamo paura, sicuramente sia come cittadini che come operatori, ma è un sentimento forte la paura. Però è un sentimento che ha consentito l'evoluzione della specie umana, perché a seguito della paura ci si è protetti, ci si è difesi, ci si è stretti insieme, insomma, quindi è un sentimento che si è accompagnato a grande coraggio. Grande coraggio che abbiamo voluto, come dire, mettere al servizio della collettività, gli operatori tutti, di cui io sono orgoglioso, lo dico sempre ogni volta che parlo, e parlo di Covid perché è la verità, nessuno si è tirato indietro. E poi sono nati dei sentimenti belli e nobili, così come questi bei messaggi che hanno creato una comunità, che hanno portato i vicini ad aiutare quelli meno che erano magari un po' più in difficoltà, che hanno portato ad aiutarsi l'un l'altro, i medici, gli infermieri che si sono stretti insieme, persone che avevano specialità diverse, che si sono messe a disposizione tutti per aiutare i colleghi e per curare i pazienti.
Abbiamo avuto quindi tanto coraggio. Qualcuno mi chiede, ma adesso cosa succederà? Ebbene, un po' di timore ancora ce lo abbiamo, perché i messaggi che arrivano è che, diciamo, non abbiamo ancora superato la fase critica, il Covid non è stato ancora sconfitto, è ancora in giro. E rispetto a prima sicuramente siamo più preparati, abbiamo un piano di organizzazione che consentirà, laddove ci fossero delle difficoltà, un progressivo cambio e organizzazione dei nostri ospedali, con la prima apertura su Voghera del reparto Covid, con una successiva apertura su Vigevano, con una successiva apertura ancora a Stradella, che speriamo non debba avvenire, perché vuol dire che magari i casi sono pochi e siamo riusciti a fronteggiare. È sicuramente complicato organizzare le attività, lo era prima, fare sanità non è mai stato semplice, oggi è molto più complicato, quindi chiedo scusa se ci sono dei disservizi, ma vi assicuro che facciamo il massimo per cercare di rispondere a tutti. Quello che voglio dire è che tutti noi dobbiamo fare la nostra parte per fronteggiare questa pandemia. Ed è importante ricordare, questi drappi ci consentono di ricordare quell'abbraccio forte che ci è arrivato in un momento di difficoltà e di cui avevamo tanto bisogno, soprattutto tutte le persone che in prima linea con il coraggio di affrontare questa malattia e questa malattia sconosciuta non si sono mai sottratti. E voglio dire che noi ci siamo stati allora e ci saremo sempre con spirito di servizio e di fare il nostro dovere. Grazie ancora per questa iniziativa.